realizzati anni fa, e è anche un modo per far conoscere le nuove generazioni che ormai non vivono più la campagna, la cultura che avviene nelle nostre campagne, momenti importanti della nostra storia, della nostra tradizione. Un periodo storico comunque, anche di mestiere, viene comunicato quella che è il duro lavoro dei contadini nel passato, anche per trasmettere alle nuove generazioni quella che è la nostra tradizione, ci racconta quella che è la nostra storia, e unitamente appunto la parte enogastronomica. Dobbiamo pensare che è il più grande ristorante all'aperto del mondo, ogni proloco presenta uno o due piatti, sono piatti legati alla nostra tradizione, al nostro territorio, sono fatti da volontari che prestano la loro opera appunto, ed è una risorsa importantissima perché questa manifestazione si svolge proprio soprattutto grazie a loro. E ho avuto la fortuna ieri sera di poter andare dietro alle cucine, diciamo, dove avveniva proprio tutta la parte di preparazione dei piatti, e mi ha fatto piacere vedere anche tantissimi giovani. Oltretutto da quest'anno intelligentemente la Camera di Commercio ha imposto che il vino fosse servito in bottiglia, perché comunque il vino è il nostro oro, è la nostra risorsa più importante, ed è giusto che venga promosso nel modo giusto.